Ragazzi, salve a tutti, bentornati in un nuovo video che ho deciso di fare per raggiungimento di un primo tassello, un piccolo traguardo dei 10.000 km iniziali, giusto per fare un piccolo recap di come stanno andando le cose, i miei primi 10.000 km in elettrico. Che dire? Come prima cosa direi che sono soddisfattissimo. Infatti non avrei mai pensato di potermi trovare così bene con un'auto elettrica. E io confermo che ero uno dei tanti che inizialmente, ma non per partito preso, ma proprio per ignoranza, nel senso. Proprio nel senso che ignora, cioè non avevo mai preso in considerazione questo mondo e l'avevo visto sempre da lontano come una cosa non irraggiungibile, ma non fattibile. Poi invece mi sono reso conto con il passare del tempo, informandomi sempre di più, guardando, visto non so quanti mila video sia su YouTube America che i canali italiani dei più classici influencer del settore, e piano piano mi sono iniziato a informare e mi sono catapultato in questo mondo sempre con un occhio molto scettico inizialmente, fino a quando il fatidico giorno in cui sono andato a fare il test drive per la Model 3, la vecchia Model 3, non questa qui. E da lì niente, raga. Beh, già l'ho raccontato mille volte. Mi hanno dato una Dual Motor bianca, che a me non piaceva né bianca e né quel modello, diciamo. Gli interni non mi piacevano affatto, il volante anche. Però non ero a conoscenza neanche di tutto il mondo che c'è aftermarket di accessori e quanto, e meno male, perché sennò penso che avrei acquistato subito quel modello e mi sarei perso sicuramente per la foga, così mi sarei perso l'occasione di prendere questa qua, la Model 3 Highland, che poi è quella che sinceramente tra le due mi piace di più. Ho saputo aspettare fino a settembre, facendo bene sicuramente, e niente, diciamo che da qui questi 10.000 km sono passati quasi in un lampo per me. Come documentato in video, ho fatto anche qualche bella trasfertina e devo dire che il comfort di guida tra un'auto termica e un'auto elettrica del genere, perché poi ci sono auto elettriche e auto elettriche, non è assolutamente paragonabile in nessun modo, in nessun modo. E sfido a chi dice il contrario di portarmi le prove di questo che sto dicendo. Cioè, ragazzi, cioè ma già soltanto le vibrazioni e il fatto poi di poter inserire l'autopilot, il cruise control adattivo che funziona alla grande. Poi capirei da quando hanno anche introdotto la parte dei fari Matrix, che quelli per primi li ho testati quando sono andato a Bologna. Quello, diciamo che anche quello è un plus che sinceramente mancava. Io li avevo sulla mia classe A, sulla Mercedes che avevo prima, e mi ci trovavo benissimo. È davvero una follia che non li hanno implementati da subito. E che dire, proprio no regrets, cioè, no. Cioè, il concetto a cui penso spesso è: ma perché non l'ho, cioè mi sono trascinato forse di un annetto, non sapendo poi che sarebbe uscito il modello nuovo, però secondo me l'avrei dovuto acquistare un annetto prima, perché le spese di gestione della macchina che avevo prima erano davvero diventate non dico imbarazzanti, ma proprio per quello che offre poi non erano proprio sostenibili. Cioè, a partire dal guardate la cosa più che mi dava più fastidio, ma neanche erano i tagliandi, quelle cose là, perché comunque sì, dici lo porto in Mercedes,
comunque parti originali, tutto quanto, a momenti era una rata del mutuo usciva fuori. Però il bollo, cioè io il bollo quando arrivava a gennaio che dovevo sganciare questi, non mi ricordo se era 4,60 così, una cosa del genere. Cioè quelli sono proprio soldi, no 3,60 scusate, ma proprio soldi buttati, cioè buttati in una maniera incredibile che davvero non so per quanti anni, perché io poi comunque sono stato sempre possessore per l'ultima, l'ho avuto a 4 anni. Poi ne avevo un'altra, però sempre A, sempre classe A, 200, quindi anche lì comunque la spesa era sempre quella, diciamo più o meno tra una cosa e un'altra, 8 anni. A quelle cifre, cioè, davvero imbarazzanti. E essermi liberato di questa spesa non è davvero niente male. Adesso confronto ancora con il tagliando. Vabbè, ovviamente non ho fatto nessun tagliando e non li farò per molto tempo ancora. L'autotermica, se non erro, è sui 15-20 mila, se non erro, con la Mercedes. E anche lì era quello meno costoso, ricordo. Ma anche lì ci aggiriamo sulle 170-200 euro. Quindi cioè, meno costoso. Metti il bollo, metti il service, poco ci manca che tra una cosa e l'altra arriviamo sui 1000 euro. Confronto poi con l'auto che avevo prima, l'entertainment, proprio, cioè, anche lì stiamo sul 10-0. Con tutto che Mercedes comunque ha fatto passi avanti incredibili con tutto quanto lo schermo dritto che era qui sul cruscotto, che era molto molto bello, e le luci ambient, tutto quanto, ma qua proprio siamo in un'altra categoria, sia per quanto riguarda il paddone centrale che proprio in generale come si comporta la macchina su strada. Poi certo, si perdono, cioè io ancora non riesco a capire la cosa della fotocamera, la fotocamera frontale che ho dovuto mettere aftermarket con quest'altro schermo, che anche questo, ragazzi, mamma mia che spettacolo. Il fatto della compatibilità con l'Apple CarPlay è davvero tutto. Io l'ho fatto quasi esclusivamente solo per quello, e mi sono liberato dell'abbonamento in più del Premium Connectivity, che devo dire che secondo me è superfluo, almeno per l'utilizzo che faccio io dell'auto. E la videocamera frontale nella parte bassa, una macchina di questo segmento, secondo me è proprio la base, proprio l'ABC, e non capisco perché non l'hanno implementata. È davvero di una comodità incredibile, e io specialmente nei parcheggi o comunque in zone quando ci sono marciapiedi che sono abbastanza alti la attivo subito per evitare di grattare l'anteriore, che è molto basso. Piccola critica, ragazzi, lo sapete, l'ho detto mille volte, questa macchina e in generale queste macchine non girano, cioè hanno l'angolo di sterzo davvero davvero basso. La parte poi che comunque sto riscontrando, che non era la parte principale diciamo per la scelta di quest'auto, ma che sto riscontrando con il passare del tempo, è la spesa sul carburante. Cioè che io questa, tanti magari fanno la scelta, passano all'elettrico come prima cosa, vedendo i consumi, la spesa elettrica. Cioè ragazzi, c'è un risparmio. Poi vabbè, io sono privilegiato, lo dico mille volte, che ho la possibilità di caricare al lavoro gratis 8 ore. Quindi ipoteticamente potrei caricare 200 km al giorno gratis senza neanche avere dei tempi morti, perché la attacco lì al lavoro e via. La cosa molto importante, non avere tempi morti, perché sì, magari colonnina fast, quello che ti pare, supercharger, ma comunque dove devi andare, prima cosa ti devi recare a un supercharger, e io qui vicino non è che ne ho a disposizione, o comunque dovresti fare abbonamenti eccetera, però comunque tu devi recarti lì, e comunque c'hai quei 20 minuti
15-20 minuti di tempo morto, che io non ho, perché io praticamente la parcheggio, entro dentro al lavoro e poi riesco e me ne vado a casa, quindi cioè, così è uno spettacolo. Per non parlare di tutti i tempi morti che ha durante la notte l'auto quando si trova nel mio garage. Il garage secondo me è proprio la prima cosa che bisogna avere con un'auto elettrica, cioè quello è il consiglio che do spassionato, perché ti salva proprio, non hai zero pensieri, zero problemi, cioè ti puoi programmare davvero tutto. Poi ovviamente dipende dalle abitudini che uno ha, da anche il fatto magari con una famiglia, con magari altri spostamenti che dovete fare durante l'arco della giornata. Ma io penso che anche con un RVD come questa qui, l'autonomia, a meno che non vi mettete a fare le drag race a ogni semaforo, va più che bene. Certo, non so per una persona che fa spostamenti tutti i giorni molto molto lunghi, cioè roba di 200-300 km, lì stiamo parlando, cioè lì secondo me qualsiasi auto devi farti due domande sull'acquisto. Ma un utente medio, cioè io quando sento no perché hanno poca autonomia, poca, gente che fa 10 km al giorno, cioè magari si privano di un'auto elettrica con questa cosa dell'autonomia, poca autonomia, che poi poca autonomia, punto interrogativo, quanto sarebbe la normale autonomia? Gente che magari, ripeto, fa 10, 20, 30 km al giorno, cioè quindi boh, no, certe volte vabbè, di discorsi proprio campati in aria, oppure per sentire, gente purtroppo parla tanto per sentito dire, quindi così, diciamo che lasciano il tempo che trovano. Come vabbè, la storia lì del rumore, no? Voglio sentire il rombo del motore. Poi hanno multijet 1003 diesel 90 cavalli, come dici in questi casi, proprio Italian gesture. Boh, io vi lascio i vostri rumori, teneteveli tranquillamente. Preferisco stare così in silenzio, nel comfort, nella mia quiete. Poi devo dire che io quando voglio sentire il rumore, vabbè, mo con l'estate prendo il mio Team Max con la Krapovic, due tre sgasate, lì si rimette a paro questa voglia, che poi non è che ne senta più di tanto il bisogno. Anzi, sarei curioso di vedere se dovessero fare delle versioni elettriche. Non avrei proprio nessun problema a fare il passo di cambiare anche quello. Non ho mai provato veicoli a due ruote elettrici, però sono apertissimo. Certo, vabbè, no, comunque motorini tremendi che si vedono, perché tra virgolette avrei anche, cioè sono certi, sono davvero vergognosi, cioè sembrano proprio quelli che vedi in Vietnam, dove caricano col portapacchi dietro i galli. Però diciamo che secondo me piano piano adesso anche questi marchi tipo Yamaha, cose del genere, secondo me faranno uscire dei modelli appetibili. Poi comunque adesso verso la fine vi lascio un piccolo recap con la tabella, con i consumi che ho fatto, consumi e spesa che ho fatto da quando ho acquistato l'auto, quindi novembre, i primi di novembre più o meno, fino ad oggi che siamo ai primi di giugno. Sì, oggi è 6 giugno, e anche per rendervi un attimo conto di più o meno quanto ho risparmiato e quanto avrei speso con il carburante. Adesso ci sono stati questi incentivi che sono stati gestiti in un modo imbarazzante proprio. Ci avevano detto che partivano da gennaio, c'era la gente che li stava aspettando non si sa da quanto, con preventivi, test drive vari. Poi sono usciti praticamente una settimana fa, a fine maggio, e sono durati uno schiocco di dita, perché la gente stavano lì pronti da mesi ad aspettarli. Commissario Winchester qua, non so se l'avete visto.
Io un consiglio che posso darvi è di andarle a vedere ed andarle soprattutto a provare. Sicuramente rispetto a un'auto termica l'investimento iniziale è magari superiore, senza ombra di dubbio. Poi dipende sempre dal segmento di auto che avevate prima o che avete in mente di comprare. Però poi diciamo che dovete calcolare anche i costi di gestione praticamente nulli. Poi il risparmio che avete anche per andarci in giro, mismatch tra carburante e elettricità, non so, fate due conti voi. Dice, ci stai elencando quest'auto come il bene assoluto, super top? Assolutamente no. Ci sono sicuramente dei piccoli difettini di fabbrica, qualche disallineamento, qualcosa del genere, come ci sono nel 90% delle auto che acquistate. A me fanno ridere, ho visto dei video molto critici sul disallineamento delle parti delle macchine, fuori, vicino agli specchietti, le cose. Vi devo dire, da ex possessore di Mercedes, che cioè non è che sono esenti, altre case sono esenti da questi piccoli problemini, ma che magari neanche ci fate caso. Sui marchi come Tesla, così si sta proprio a vedere il pelo nell'uovo, cioè proprio la minima imperfezione. State un po' più tranquilli, la cosa che mi sento di dirvi, cioè. Anche perché per esempio la Mercedes, cioè gli interni bellissimi, quello che vi pare, eh? Auto nuova di pacca, consegnata con il volante arrotolato nel cellophane, l'ho scartata io praticamente. Ragazzi, c'erano degli scricchioli sul cruscotto, una cosa incredibile. Da subito me l'ha iniziato a fare. Ho provato a contattare più volte il service anche lì, e uno dice sì, i service il Tesla però sono così e così, le altre case che, diciamo, che ti deve andare bene, devi essere fortunato, ti deve andare bene e basta. Quei scricchioli, spoiler, non li ho mai risolti. Avevamo preso un appuntamento, volevano mettere le guarnizioni, delle cose, hanno provato a smontare dei pezzi, a fare, non li ho mai risolti, l'ho venduta con quegli scricchioli. Poi certo, ho visto anche in giro altre persone sono state meno fortunate, che hanno avuto anche problemi fuori nel trasporto. Io ricordo quando sono andato al ritiro, proprio perché avevo visto parecchi video, mi sono messo là, l'ho scandagliata proprio al massimo. Diciamo che mi è andata bene, dai. Vi lascio con la tabella finale con tutti i miei consumi, quanto ho speso, e medie di watt, tutte quelle cose che vi piacciono tantissimo, che state lì a spulciarle per ore, lo so. Io spero che questo video sia stato d'aiuto a qualcuno che è un po' titubante e che magari si sta guardando intorno per scegliere la sua prossima auto, perché a me proprio dei video che ho visto su YouTube mi hanno aiutato poi a scegliere l'auto che faceva per me. Vi saluto, vi lascio con queste clip finali con tutte quante le statistiche e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!